vivere questa attesa che ogni giorno sempre più si impadroniva di me come un morbo vergognoso, un pensiero dominante di amorosi, dolci e care illusioni. Convinte seppur della loro caducità, non è stato per niente facile. Questo istinto, eppure nel tempo, all'estremo del generoso confine, non ha smarrito la sua umanità. Eccomi qua, oggi, con il miscuglio di quei sentimenti ideali ancora a porgervi il cuore, con una fragilità che sembra bambina, tra realtà e sogno. Il cervello ingombro assalito dalle emozioni, ma via gli affannosi sconforti e le disperazioni. È il momento di stare bene, di sorridere felici, di raccogliere con lacrime di gioia ciò che si è seminato. Il mio cuore, irreparabilmente confidente, vi ringrazia, vi benedice tutti. Ho sempre tenuto in mente, da quando ero ragazzino, impavido e coraggioso, queste parole: chiunque coltivi le proprie diversità con dignità e coraggio, attraversando i disagi dell'emarginazione più severa, con l'unico intento di rassomigliare a se stesso, è già di per sé un vincente. Per me oggi è una vittoria. Questa mostra, voluta fortemente dal sindaco, dall'amministrazione, dalla direttrice della Pinacoteca, mi onora così tanto che mi rende felice nel profondo, perché ricordo questa solita frase che si spende un po' scioccamente, forse, almeno per il mio caso: nemo profeta in patria. Ma io sono stato sempre accolto qui, forse perché mi sono dato da fare, forse perché dove mi tiravano fuori rientravo dentro. E quindi grazie a tutti quelli che molto più di me hanno speso per l'arte, e vedo per me i maestri Alvaro Valentini, Lucio Del Gobbo, lo stesso Claudio Nalli, con il quale abbiamo cominciato come artisti insieme, poi lui è diventato anche critico d'arte e secondo me un apice in questo campo. Grazie a tutti quelli che hanno dato il loro contributo passionale e professionale per realizzarlo, perché queste cose qua non si improvvisano. Questa precisione, questa voglia di essere non casuali, non caotici, o meglio, cercare di dare senso al caos, è meraviglioso. I miei dipinti, già ci ho parlato con loro. Io ho detto: questa sera avrete finalmente l'occasione. Siete state opere che, seppellite per anni nel garage, negli scantinati, e volevate attenzione, questa sera ce l'avete. E quindi loro sono tranquilli, aspettano voi di essere visti, di cercare un colloquio. E guardate che i dipinti parlano, basta stare con loro vicini e sentire le emozioni che cercano di darmi. Niente è tutto sotto controllo quando ci sto io. Niente è tutto sotto controllo. Spero che, come me, desideriate non sapere come andrà a finire con le nostre comuni emozioni. Siete consapevoli che potrà succedere di tutto, e o forse non succederà niente di straordinario.
Se sì, sono felice che siate qui, amici miei. Avete desiderato fortemente di farmi compagnia. Io sono stato a venire da voi, voi venite da me. Dovrete venire ancora di più verso di me, altrimenti potete uscire, magari tra 5 minuti tornare, ma vedo che state qui, è bellissimo per me. Credetemi, è emozionante. Ora io vi chiedo altri pochi minuti. Oggi, tra tutte le maschere che mi sono girate attorno e mi ci gireranno attorno, perché questa è la consuetudine di ogni giorno, vorrei sentire nell'aristocratica mia solitudine, perché l'artista viva una solitudine artistocratica, aristocratica, un simile pathos nello slancio radicale dell'anima. Quello vorrei sentire e lo sento già. Dopo tale momento non mi interessano le parole, non ne ho bisogno di nobiltà, bellezza, sapienza. Forse vorrei accettare un'altra sfida per vincerla, tornare forse diverso, come è stato 16 anni fa, che non esistevo più. Oggi mi sento diverso. C'è da dubitarne, ma cosa c'è di meglio di dubitare? Superare la repulsione con l'attrazione, raccontare ciò che abbiamo avvertito, mettersi in movimento. I dipinti osservati, l'incomunicabile, l'inconfutabile, il caleidoscopio di tutte le discussioni quasi rapsodiche. Come colpi di tosse o starnuti, duplici, illusionistici, l'andarsi incontro o il contrapporsi, il dividersi e le ragioni. Voi andrete a caccia di opinioni, forse anche delle mie. Io soltanto dico che la verità sola turba e rende nobile. La verità turba e rende nobile. Ora gli amici veri più coraggiosi, gli amici veri e i più coraggiosi, vengano avanti perché debbono darmi il necessario supporto. Naturalmente spero che si occuperanno quei posti che io dentro di me ho desiderio che si occupino per primi. Vi dico subito che questa invocazione che chiuderà questa performance durerà pochissimo, 3 minuti nemmeno. Quindi vi chiedo a chi ha il coraggio di sedervi su questo cerchio almeno 12 persone, perché questo simbolo è importantissimo e quindi è un simbolo che è una forza che io vorrei che sia con noi. Questa posizione che avete assunto è quella che viene chiamata Sukhasana, e quella è una posizione indiana, per intenderci, ovvero a gambe incrociate, che favorisce, significa delizia, felicità. Quindi adesso noi ci scambieremo delizia e felicità per noi e per chi invochiamo. Perché quello che io voglio dirvi per finire, che sarebbe bene che in questo momento ci concentrassimo. Vi arriva la mia voce? Sì. Vi arriva? Vi pregherei di concentrarvi e portarvi con voi delle anime che amate, che non ci sono più, però che pensate continuamente nella vostra vita e vi mancano. E questo è un momento privilegiato, perché siamo noi, non è solo una persona che sta qui. Quindi portiamoci dietro queste persone in questo momento. Io, per esempio, ho deciso di portarmi dietro Alda Merini,
Gabriele Galloni, Giovanni Prospero, che erano dei grandi artisti e persone che mi hanno amato molto e con le quali ho scambiato molto. E oltre loro porto con me mia madre e mio padre che mi mancano tanto, in questo momento particolarmente. Che tutti loro insieme a noi possano godere del messaggio ben augurale e silente di queste opere, che portate per la prima volta alla luce, spero profondamente, donino chiarità alle nostre anime assetate di bellezza e verità. Se lo sapremo fare, se sapremo essere sinceri, verranno accolte. Chiudiamo gli occhi e ascoltiamo. Psicologi e questo si vede nelle sue opere,
però io vorrei dire poco, perché poi abbiamo anche delle occasioni, non so se è stato detto, non ho fatto caso, avremo delle occasioni per approfondire l'opera di Sergio Cacchiani in futuro, e quindi non voglio dire troppe cose, però Sergio Cacchiani, come recita bene il titolo, l'ha già detto anche il sindaco, la sublime la bestiale febbre creativa, questo simbolo che dice tutto e che è continuamente ripetuto anche all'interno dei testi poetici di Sergio Cacchiani. L'importanza di Sergio Cacchiani non è solo in questi bellissimi dipinti che vedete o in altre opere che sono esposte. L'importanza di Sergio Cacchiani la potete vedere molto meglio nel catalogo che vi invito a prendere, perché lì sul catalogo si vede veramente la storia di Sergio Cacchiani, che non è solo una storia sua, ma è una storia come lui ci ha tenuto a farci presente già oggi in questo intervento. È una storia di tutti, è una storia di un territorio che lui ha contribuito a rendere vivo. E con Sergio anche in questi giorni, in queste settimane, abbiamo parlato spesso. E Sergio è difficile da poter contenere dentro uno spazio, perché Sergio travalica gli spazi, travalica i mezzi espressivi, riesce ad andare oltre la pittura dipingendo, riesce ad andare oltre la performance facendo performance, l'avete visto anche adesso con la matericità, gli elementi che scorrono potenti dentro di lui e che riescono a catturare in una sospensione, in un legame unico tutti presenti. Ecco, Sergio anche nella sua performance adesso ci ha voluto far sentire forte questo legame, come diceva all'inizio, che abbiamo con lui, un legame profondo che con lui ci lega dall'altro da tantissimo, magari tante volte non riusciamo neanche a vederci, ma c'è sempre, e che nella sua opera si è vissuta e si è snodata attraverso tantissime forme. Molte di queste forme sono forme performative che lui ha raccolto attraverso, lo vedrete anche nell'area dentro, attraverso immagini, attraverso situazioni, ceppi, zinchi e tante altre forme d'arte che abbiamo provato anche a raccogliere attraverso dei materiali filmati. Nel filmato che vedrete qui al centro, tra l'altro con un ottimo Luigi Gasparoni che ha realizzato tutte le immagini, ci sono raccolte tutta quella che è la sua casa museo, che vi invito davvero a visitare, a disturbare Sergio a suonare, perché una parte la trovate qua, ma un'altra grande parte è dentro, davvero in una casa che desta meraviglia, quasi da sindrome di Stendhal, perché dovunque ci si giri c'è sempre qualcosa che ti colpisce. E lo vedrete in questo filmato, e a cavallo insieme a questo filmato c'è il laboratorio dove tantissime opere sono nate e dove tantissime opere sono raccolte, tra cui anche i ceppi, gli zinchi, il tutto unendo la traccia poetica, che è l'altra grande cifra stilistica di Sergio e che potete ritrovare anche sul canale YouTube con centinaia di migliaia, direi ormai quasi sul milione di incisioni che sono visitabili e visitate quotidianamente. Ecco, possiamo dire che proprio Sergio ci pervade e ci attraversa. Nell'altro schermo che troverete nell'ultima sala ho voluto provare a raccogliere in un filmato di 20 minuti, perché poi sarebbe stato bisogno, ne parliamo spesso, anche di fare proprio un'installazione solo su questo, tutti quei materiali che sono i materiali dalle origini, quindi degli anni 70, 80 ad oggi, di situazioni performative giocando col medium espressivo del video, della clip, della performance, del linguaggio. Lo troverete recitare in camera, lo troverete in una situazione di quotidianità, anticipare il grande fratello, la tra virgolette oscenità del quotidiano portata davanti a una videocamera VHS, in una serie di performance che poi approfondiremo anche, come diceva Claudio, in alcuni appuntamenti che avremo modo di poter approfondire. Ecco lì
abbiamo pensato di realizzarne un blob, una sorta di taglia e cuci saltando anche a livello temporale. Ci sembrava la maniera migliore per poter raccontare Sergio, perché di fatto non ha un andamento diacronico l'opera di Sergio, ma un andamento sincronico. Tutte queste linee lavorano insieme, è una stratificazione di senso e di sensi il lavoro di Sergio. Quindi quello che trovate in questi dipinti lo ritroverete all'interno delle performance che poi usciranno da lì, andranno in voce nelle poesie che troverete su YouTube. Insomma, un'opera totale. Io ho provato a fare questa breve sintesi, ma spero appunto di riuscire a rendere l'idea. Sicuramente ci saranno bisogno di ulteriori mostre e approfondimenti per poter raccontare anche solo un briciolo di che cos'è Sergio Carlantiani. Grazie davvero, Sergio.